Già alle 11. Devo trovare un bancomat. Correva l'anno del Signore 1494, l'epoca della Signoria Medicea, e a Volterra iniziavo la mia lunga storia. In Toscana sono stata una tra le prime banche ad intraprendere l'attività. Jacopo, Nicola, ma siete ancora qui? Sono già suonati i rintocchi del mezzodì e al Monte Pio non aspettano noi. Nel 1893 il mio nome diventò Cassa di Risparmio di Volterra. Poi, nel 1990, eccomi diventare società per azioni. Secoli di storia, la mia storia, durante i quali ho sempre condiviso con questa comunità le varie evoluzioni sociali e tutti i passaggi economici. Una vera testimone del tempo. Suggestive, queste strade, queste case. È anche grazie a me che il centro storico di Volterra ha mantenuto il suo fascino. Ho contribuito a riportare l'antico splendore grazie al rifacimento delle facciate di molti palazzi. Preservare l'immagine, la tradizione, è un'esigenza per Volterra. È per me un grande onore aver reso possibile tutto ciò. La mia vocazione è sempre stata quella di voler essere una banca legata alla mia terra e alla mia gente. Sono partita da Volterra quando le valli che la lambivano non mi bastavano più. La prima filiale che ho aperto è stata Cecina, quella città di mare, con la sua pineta, i suoi turisti, la sua gente piena di iniziativa. Mi affascinò subito. Trovai una potenzialità incredibile che ora sono felice di aver contribuito ad esprimere. Poi l'orizzonte è diventato man mano sempre più ampio. Sono approdata in Valdera e poi a Pisa, a Livorno, in Valdelsa, a Grosseto. Ho filiali sparse in 7 province della Toscana e ovunque con la stessa filosofia. Prima di tutto le persone, le loro esigenze e una strenua convinzione. Presidiare il territorio valorizzandone le risorse. Industria, commercio, artigianato, agricoltura e turismo. Restituire il teatro Persio Flacco a Volterra, completamente ristrutturato, è stato estenuante. Oltre 10 anni di lavori, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Beh, io ho fatto la mia parte per riportare alla sua piena attività uno dei teatri più belli della Toscana. E ammazzare uno che come lei, per caso, abbia perduto il treno. Del resto, la tradizione teatrale e culturale è nell'anima di questa città. Il mio legame con questa terra è forte e si trasmette da tempo. Il rapporto con i miei clienti è stretto e cordiale. Il mio obiettivo è sempre stato quello di redistribuire il risparmio verso tutte le attività del territorio. Obiettivo perseguito con tenacia. La realizzazione del centro studi è un po' come dire il mio fiore all'occhiello. I lavori sono iniziati verso la metà degli anni Ottanta e si sono conclusi con la solenne inaugurazione nel 1991. È stato un impegno ingente, ma consideravo doveroso dotare la città di una struttura così. Ne sono ancora convinta e sono soddisfatta di averlo fatto. È emozionante. Dà l'impressione di volare, viaggiare nel tempo. Affascinante. Intrigante Volterra, etrusca e romana. È in te che trovo onestà di sentimento e invasa da simili acque feconde, versai dal tuo petto parole degne delle muse. Misteriosa Volterra, medievale. Sì come rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. L'alabastro è il simbolo di Volterra. Già gli Etruschi lo lavoravano e la testimonianza sta nelle suggestive urne cinerarie conservate nel Museo Guarnacci. Dietro la lavorazione di questa pietra ci sono millenni di tradizione e cultura.
Gli artigiani a lavastrai sono rimasti pochi, ma sono i migliori, degli autentici artisti. Come banca ho sempre guardato con interesse alle tradizioni. Ho favorito il credito agli imprenditori e agli artigiani. Ho incoraggiato i giovani designer della scuola d'arte. Mi adopero per stimolare idee ed iniziative, per dare spinta al lavoro e allo sviluppo. I clienti, tutti i clienti, sono la mia risorsa. Il mio compito è comprendere e risolvere i loro problemi, aiutarli a far crescere i loro risparmi, dare a ciascuno di loro la sicurezza e la fiducia che la Cassa di Risparmio di Volterra non li lascerà mai soli, instaurare un rapporto di grande rispetto. Che cosa c'è nel mio futuro? Nel futuro della Cassa di Risparmio di Volterra? Un crescente impegno per rafforzare e consolidare la posizione sul territorio. Sarò al fianco e sosterrò la mia gente, i giovani, i pensionati, gli artigiani, gli imprenditori e le famiglie. Nessuno per me sarà mai un numero indistinto, ma una persona. Nel mio futuro c'è l'obiettivo di fare ancora molta strada per migliorarmi, per migliorarci insieme. Perché io mi sento, sono la banca di famiglia, la banca delle piccole e medie imprese. Vi ho stupito? Ma no. Mi auguro invece di avervi trasmesso la mia missione, lo scopo dell'impresa. Adesso sapete qualche cosa in più di me. Avete conosciuto meglio la Cassa di Risparmio di Volterra. Da buoni amici ci salutiamo, ma ci rivedremo presto, ne sono certa.